Salve, mangia, mangia. Signori, Riccardo Concette un giorno cantava per un amico in più. Io oggi vi voglio dire per una foglia in più, o meglio, per un sifone in più. Signori, ci troviamo a Bari, in via Retavite, qui. Molti di voi ci hanno chiamato per segnalare un grande problema, ovvero la puzza di fogna. Venite a vedere di che cosa stiamo parlando. Signori, ci troviamo sempre in via Re Davide e qui diverse persone, compresi molti bambini, soprattutto per la presenza di molte scuole all'interno di via Re Davide, sono costretti a respirare queste esalazioni. Marcella Bella direbbe: ti respiro ancora, sai. Bella è? Bella sì. Proprio come la nostra fogna. Bella è? Bella sì. Sapore di mare, sapore di tè, ma qua stiamo parlando di ben altri sapori, perché proprio da quel tompino inquisito arriva fuori un potpourri di profumi e sapori ben altro che olandesi, esotici. Che cosa sta accadendo in via Re David? Praticamente questo problema penso che ci sia ormai da 15 anni, da 20 anni. Ci sono delle esalazioni che vengono fuori da questo tombino che sono insostenibili, arrivano fino alla scuola elementare di fronte, perché il problema è dato da il sifone di questo tombino che è rotto. Bastano poche centinaia di euro per risolverlo. Ecco, che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe togliere il sifone e cambiarlo. Sostituire interamente il pozzetto. Tra l'altro poi qua quando piove succede altresì un altro fatto. Cosa accade qui? Vabbè, lo sanno tutti ormai, tutti, ogni volta a settembre, ottobre, quando ci sono delle piogge abbastanza consistenti per il cambio delle stagioni, via Re David praticamente dalla chiesa di San Marcello fino a questo incrocio qui si allaga completamente. Il problema è che le caditoie con gli asfalti che si sono susseguiti in quest'anni sono andati via via restringendosi e le tubazioni di collegamento a questa condotta principale sono state otturate nel tempo, non vengono pulite. Quindi la soluzione più immediata sarebbe quella di sostituire questi tombini chiusi con dei tombini grigliati, in maniera tale che l'acqua che si accumula durante questi periodi va a cadere direttamente nella condotta principale. Penso a una spesa di 200 euro a pozzetto, per 10 che ce ne possono essere su questa strada, insomma, con 2000 euro il comune se la caverebbe a risolvere questo problema che sono, da quello che sento dire, 30 anni che danneggia i locali e i garage che sono subito. Forse il comune vuole arrivare a festeggiare le nozze d'oro? È probabile, ne mancano altri 5, no, le nozze d'oro sono 30. Sono 50. Quindi altri 20 anni e festeggiamo insieme le nozze d'oro. Spero che bastino i 25, no, le nozze d'argento. Ecco, per intanto più che nozze d'oro, con questo profumo sono nozze. Ah sì. Non lo possiamo dire. Tropicali. Tropicali. Esotiche. Ma mi spieghi che ci facciamo qui oggi a Bari Vecchia? Senti, ci sono un sacco di persone incivili che lasciano bottiglie per terra. E hai qualche soluzione in merito? Andiamo, ci penso io. Visto che bella idea che ho avuto? Sì, ma servirebbe anche l'aiuto dei cittadini. Semplicemente non lasciando i rifiuti per strada. Non gettare bottiglie per terra. Basta un piccolo gesto per tenere pulita la tua città. Bari, ti amiu!
rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.